Inter, il Fasano ritorna alla vittoria, una vittoria risicata ma sicuramente meritata. Forse ci si aspettava qualcosa in più per non tenere aperta questa partita fino alla fine. Sì, dopo il gol abbiamo avuto diverse occasioni per poterla chiudere, in contropiede abbiamo sbagliato diversi ultimi passaggi, però sappiamo dell'importanza della partita, sappiamo che era un derby molto sentito da entrambe le parti e tante volte i derby non sono delle partite belle, ma sono delle partite comunque dal punto di vista temperamentale molto intense, quindi siamo stati bravi in quello, abbiamo fatto una buonissima partita e siamo contenti di essere tornati alla vittoria dopo un periodo dove avevamo raccolto meno di quello che avevamo seminato. Ecco, volendo fare un'analisi tecnica della partita, a centrocampo abbiamo sofferto parecchio l'assenza di Capomaggio. Siamo una squadra che ha comunque le risorse, tra virgolette, gli uomini contati, quindi è normale quando comunque manca un giocatore importante come Capomaggio, magari si può soffrire un po'. Ho optato per far giocare insieme sia Corvino che Battista, che potevano darci qualcosa in più dal punto di vista tecnico. Devo dire che entrambi hanno fatto una buona partita, è normale che Capomaggio in mezzo al campo per la sua fisicità, per le sue doti. È un giocatore forte, quindi l'assenza è normale che si senta. Guardando invece la difesa, un'ottima tenuta difensiva, un plauso, questa volta lo facciamo a Camarà. Non ha preso nessuna ammonizione, quindi uno dei migliori, credo. Sì, Camara è un giocatore forte che se è concentrato riesce a fare delle ottime partite. Diciamo che nelle ultime partite pure abbiamo subito pochissimo e alla prima occasione ci hanno fatto gol. Quindi non è una questione di singolo, è una questione di atteggiamento, è una questione di reparto, quindi devo dire che oggi abbiamo fatto una grande partita da quel punto di vista. Ultima battuta, un pubblico delle grandi occasioni, una degna cornice per questo derby. E cosa si sente a questo punto il tecnico di promettere a questo pubblico? No, siamo contenti di aver vinto questo derby davanti comunque ai nostri tifosi che veramente ci fanno sentire importanti. Sono veramente il dodicesimo uomo in campo, non a parole ma a fatti. Io posso promettere soltanto che questa squadra, fin quando ci sarò io sulla panchina del Fasano, cercherà di vincere sempre tutte le partite, non regalerà niente a nessuno, ma saremo sempre intensi per portare a casa il massimo. Poi, se gli avversari sono più bravi, stringeremo la mano. Però, dal punto di vista dell'impegno, dal punto di vista della mentalità, sicuramente fino alla fine faremo tutto quello che dobbiamo fare per cercare di arrivare nei playoff, che penso che ora è il nostro obiettivo dopo la salvezza.